Ehi là, chi si rivede? Allora, come state? Io bene, poi come al solito ho capito che il mondo è pieno di cose pericolose, ma non ce ne rendiamo conto. Di cosa parlo? Allora ascoltate bene il video. I piloti di aerei concordano tutti su una cosa: la partenza e la discesa sono le cose più difficili durante un viaggio. Ma alcuni aeroporti rendono queste due cose ancora più complesse per loro. Andremo quindi a vedere oggi le piste di atterraggio più pericolose ma anche spettacolari del mondo. Cominciamo! Aeroporto di Gibilterra. Potrebbe sembrare un normalissimo aeroporto, ma guardando bene si può capire una cosa alquanto sconcertante. Che però con gli anni è diventata una cosa normalissima per tutti. La pista di atterraggio principale è collegata con Winston Churchill Avenue, una delle strade più trafficate della città. È come una fermata del treno: ogni volta che un aereo parte o atterra, le macchine vengono fermate dalle sbarre e dal semaforo. Oltre a ciò, anche le condizioni climatiche non sono delle migliori. Aeroporto Princess Giuliana. Nelle isole dei Caraibi c'è un posto chiamato St. Martin Island. Qui possiamo trovare un aeroporto alquanto particolare. La fine della pista è localizzata molto vicina alla spiaggia di Maho. La potenza dei motori dell'aereo spesso fa volare via sia la sabbia che la gente. Durante la discesa gli aerei sono vicinissimi alla spiaggia. Le persone a bordo riescono a vedere quelle a terra, tantissimi vanno lì anche solo per filmare. Aeroporto di Narsarsuaq in Groenlandia. Come avrete visto, tantissime sono le difficoltà nell'atterrare in un paese così, specialmente con la neve che avvolge tutto, ma non è nemmeno questa la cosa più pericolosa. Sono in realtà le turbolenze che ci sono 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Anche nelle giornate migliori possiamo dire che è una pista solo per veri esperti e coraggiosi. Solo persone allenate specificatamente per questa zona possono riuscire ad atterrare e decollare senza problemi. Per spiegarmi meglio, è come avere il vento contro tutto il tempo quando sei in bici. Tenzing Hillary in Nepal. Nel 2010 era considerato l'aeroporto più pericoloso del mondo, il Tenzing Hillary, a causa del maltempo. Visto che si trova in cima all'Himalaya. Nonostante questo, offre uno degli atterraggi più spettacolari con la sua pista incastonata tra le montagne, ma anche più emozionanti visto che il pilota deve frenare improvvisamente appena raggiunto il suolo, per non schiantarsi contro la parte di roccia che si trova proprio alla fine della pista, che per di più è troppo corta rispetto a quelle di oggi, solo 518 metri, al contrario di quelle di oggi che sono 2 km e mezzo. Addirittura le comunicazioni sono scarsissime perché funzionano solo le semplici radio di una volta, niente segnali digitali. Mate Gain Airstrip a Lesotho. Questo non è un aeroporto nel vero senso della parola. Si trova in cima a una montagna, la pista è lunga soltanto 500 metri. E le condizioni climatiche non sono delle migliori, anche se c'è di peggio. Molto spesso viene usato per raggiungere i villaggi più poveri di Lesotho, un paese del Sudafrica, dai volontari e dai Medici Senza Frontiere.
Courchevel Airport in Francia. Questo aeroporto ha una pista di atterraggio cortissima e un raggio di inclinazione disponibile di soli 18 gradi. Prima dell'atterraggio le funzionalità dell'aeroporto sono limitate a causa delle condizioni estreme e della nebbia che si mostra spesso. Infatti anche i sistemi di navigazione risentono del clima estremo e molti piloti devono andare a memoria sulle cose da fare e sulla conformazione della zona d'atterraggio. Molti fanno snowboard in quelle zone, alcuni passano apposta vicino alla pista solo per provare un brivido in più. Don Contin Airport in Honduras. La pista è stata costruita in una valle vicino alle montagne, posizionata quindi a una grande altitudine. Per questo motivo gli aerei sono costretti a volare intorno alle montagne con un'inclinazione di 45 gradi. Per di più, le condizioni estreme, con venti fortissimi, costringono i piloti a brusche frenate. St. Barthélemy Island nelle isole dei Caraibi. La pista è molto breve, essa è posta in una stretta valle delimitata da ripidi rilievi collinosi su tre lati. Gli atterraggi si effettuano superando proprio una piccola collinetta. La pista di atterraggio si conclude proprio sull'oceano, quindi c'è da frenare moltissimo per non finire dentro l'acqua. Barra International Airport, Scozia. Uno degli aeroporti più belli, il Barra International Airport è un aeroporto con una pista di atterraggio fatta solo di sabbia, niente cemento. Infatti è un po' l'incubo di ogni pilota, perché è abbastanza pericoloso atterrare su una pista del genere che si rivela abbastanza instabile anche se consente buone frenate. Aeroporto di Paro in Bhutan. Circondato da picchi alti fino a 5.500 metri, è considerato uno degli aeroporti più difficili e pericolosi del mondo. È solo un numero selezionato di piloti ha le certificazioni e i permessi necessari per atterrare sulla sua pista. Anzi, possiamo dire che è anche il più pericoloso del mondo in assoluto tra quelli visti. Gli aerei sono costretti a girare come spirali intorno alla pista per scendere e anche per salire per prendere altitudine gradualmente. Certe manovre però sono possibili solo in condizioni ottimali di meteo e alla luce del sole. Appena tramonta non ci sono più voli. Allora, per voi quale aeroporto è il più pericoloso? Fatemelo sapere nei commenti, ma se poi parlassimo delle compagnie aeree, quali sono le più pericolose secondo voi? Potrebbe essere un'idea di video dopo tutto. Alla prossima, gente!
Io bene, poi come al solito ho capito che il mondo è pieno di cose pericolose, ma non ce ne andiamo a...